Gabriele Marras, 18 anni di Cagliari, un de Torino. Sì, esatto. Che ha appena svolto la prima prova. Quale tema ha scelto, tra l'altro? Ho scelto il tema B2, quello di argomento storico politico. Qual è il suo sogno per la vita? Che lavoro vorrebbe fare da grande? Vorrei entrare nel mondo del business e del marketing. Quindi, insomma, fare soldi, come si dice. Lei è un giovane, Cagliari ha un nuovo sindaco, Paolo Trusu. Che cosa manca per i giovani a Cagliari? Che cosa serve? Fondamentalmente mi piacerebbe avere di più una città, diciamo, verde, tra virgolette amsterdamizzata, quindi più biciclette, più una vita più, diciamo, a piedi, cioè, diciamo, vivere la città non solo per le strade come spostamento in macchina, ma anche camminare, respirare una bella aria. Lei è sportivo? Sì, uno sportivo. Che sport pratica? Ogni tanto vado a correre, vado in palestra, giocavo a basket. Quindi per voi giovani, dunque, anche magari una nuova area sportiva, magari polifunzionale, potrebbe sì, essere. Sì, è importante secondo me vivere la città anche da questo punto di vista. Quali sono gli sport o le pratiche sportive essenziali che non possono mancare in città? Allora, la corsa, il ciclismo, il nuoto, sono comunque facendo parte anche di una città isolana, quindi penso siano sport che in una città non devono mancare. Per quanto riguarda invece lo svago, Cagliari per i giovani, per i diciottenni, com'è? A quel punto di vista non mi posso lamentare, si potrebbe fare chiaramente meglio, ma si può prendere esempio, ad esempio, dai vari lunghi mare, visto che ne abbiamo uno bellissimo, non so, Tel Aviv, Barcellona, e fare quindi, cosa, quindi d'inverno anche attivare quell'area che sembra apparentemente in disuso, anziché attivarla solo l'estate, quindi magari più locali, eventi, discoteche. Quindi anche più locali nel lungomare, più discoteche magari? Sì, magari aperte, diciamo, sino a tardi. Molti dei locali chiudono verso le 8 o comunque dopo cena.